Onda Blog. Con voi in studio Alessio e Marcella. E buonasera a tutti, ben ritrovati. Ma siamo qua di nuovo, ieri era martedì, no? No, è passata una settimana. È passata una settimana. E sempre chiedete io, non è possibile sta storia. No, stasera abbiamo un ospite. Sono stufo, abbiamo un ospite. Abbiamo un ospite, non siamo soli. Ma io non mi sono accorto, abbiamo un ospite, boh, qui mi dicono così. Beh, allora dai, presentalo, presenti tu l'ospite stasera. Ospiti istituzionali, Alessandro Canelli, sindaco di Novara. Benvenuto Alessandro, benvenuto con noi. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Alessandro. Allora io direi che insomma stasera avevamo previsto di fare una breve presentazione dell'ospite. Insomma, è sempre il primo cittadino della nostra città, poi una persona che si presta allo scherzo, una persona simpatica, quindi vabbè. Dai, la parte pallosa la dici tu, lo devo dire io? No? Dilla tu, ti si addice. Perché sono sarei palloso io? Dai, ti si addice. Ok, benissimo. Posso. Allora, presentiamo il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, a cui rinnoviamo il benvenuto qui con noi ad Onda Blog, su Radio Onda Novara, in diretta. È laureato in economia e commercio all'Università Bocconi di Milano. Già presidente del quartiere ovest del comune di Novara dal 2006 al 2009, consigliere comunale del comune di Novara dal 2011 al 2016, poi dal 2009 al 2014 è stato assessore, guardate quante cose, ascoltate, alla cultura, università, ricerca scientifica, politiche per la gioventù, beni ed attività culturali, sport e tempo libero, sicurezza e polizia provinciale, chiaramente, come ribadisco, della provincia di Novara. Benvenuto Alessandro. Ciao. Sei contento di essere qui con noi? Molto. Bene, niente, colpa tua, vedi? Mi stavo già strozzando. Sempre colpa mia. Ecco, sempre colpa tua. Bene, allora partiamo con questa serata, con questa intervista alla cieca stasera. Alla cieca, sì, molto divertente. La responsabile è lei, io te lo dico. Alla cieca? Alla cieca, certo. Allora, prima di tutto lo facciamo giurare, certo. Giusto? Il sindaco va fatto giurare. Devi dire: giuro di dire tutta la verità, nient'altro che la verità, e di nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ripeti, lo giuro. Lo giuro. Ok. Non ti preoccupare, l'ultima domanda sarà seria. L'ultima domanda sarà seria, Alessandro. Quindi, ma sei contento di essere con noi? Sei rilassato? Com'è andata la tua giornata oggi? Ma è stata un po' pesantuccia, però come tutte le giornate da sindaco, d'altronde. Sì, sono contento perché era da un po' che ci dovevamo trovare, te l'avevo promesso, me l'avevi chiesto da un po' di tempo, e poi comunque sia sono curioso di vedere come conduci questa trasmissione. Ma guarda, solitamente io vado step by step, puntata dopo puntata, perché Marcella è quella lì che è il posto fisso, no? Sì. Sempre. Io rischio il licenziamento ad ogni puntata e mi sa che dopo stasera mi sbattono via da Radio Onda, non lo so, ho questa impressione. Te lo senti, quindi allora vai tu, perché altrimenti io rischio, non arrivo nemmeno a metà puntata stasera. Ok, vedo che sei vestito in maniera istituzionale. E per forza, sono ancora tornato a casa stamattina. Quanto conta il vestito nella vita, soprattutto nella tua vita? Ma io più o meno sono sempre vestito uguale, nel senso che lavorando molto e avendo questo ruolo istituzionale, a grandi linee mi vesto sempre in giacca e cravatta. Tranne quando posso e appena riesco, tipo il venerdì pomeriggio magari, oppure durante il weekend, mi vesto con jeans, camicia, cose normalissime. Quindi cerco di essere vestito il più possibile casual durante il tempo libero. Il problema è che il tempo libero è poco, ecco. Ma visto che siamo in tema di vestito, insomma, vediamo anche il capello che è ingellato, ecco, come si suol dire, è sempre ben curato. Ma il certo, capello del nostro sito. Alessandro, visto che siamo in tema. Ma anche te sei sempre ben curato, cosa vuol dire? Anche te sei sempre ben curato con i capelli. Sì, io tengo corti. Però visto che siamo in tema di vestito, conta più l'abito o il monaco nella vita di Alessandro Canelli? Ma contano entrambe le cose, nel senso che la forma comunque sia, col lavoro che faccio, con l'attività che svolgo, è sicuramente importante, però la cosa più importante di tutte è sicuramente lo spirito, è sicuramente lo spirito con le quali fai le cose, è sicuramente la passione che ci metti, è sicuramente il cercare di avere rapporti
sinceri, veri con le persone. Questa è la cosa più importante di tutte, ma non soltanto col lavoro che faccio. Io penso che in qualsiasi tipo di attività, in qualsiasi tipo di relazione, che sia amicale, che sia lavorativa, che sia di conoscenza, qualsiasi caso. Quindi nella vita praticamente, cioè nella vita professionale e lavorativa, il sindaco Alessandro Canelli ci dice che lui tende ad avere sempre rapporti sinceri, e quindi questa è la cosa che lo contraddistingue probabilmente. Cerco il più possibile di averli. Poi, per l'amor del cielo, può capitare di sbagliare, può capitare di prendere una toppata, può capitare di magari di non essere percepito completamente sincero in alcune occasioni, ma questo io penso che faccia parte della vita di ognuno di noi, che più o meno tutti sono così. Sfido chiunque ad essere stato completamente sincero per tutta la sua vita. Vero. Verissimo. Verissimo. Sta dicendo la verità. Infatti. Lo vedo. Non guarda mai in basso a sinistra, quindi sta dicendo la verità. Bene, allora io lì vedo un Mahmood. Ascoltiamolo, questo vincitore del festival. Direi, di Sanremo, prima di passare il pezzo di Mahmood, di fare un'altra domanda, così sciogliamo subito l'ambiente, no? Certo. Ce lo mettiamo a suo agio. Su una domanda abbastanza personale, sulla quale lui ci può rispondere molto serenamente. Cioè, vabbè, il curriculum lo conosciamo già, ma nella vita normale Alessandro Canelli chi è e che carattere ha soprattutto? Bah, questo lo dovrebbero dire gli altri, cioè non sono certo io che posso autogiudicarmi nel mio carattere. Io sono una persona normalissima, sono stato sposato, mi sono divorziato circa 5 anni fa. In questo momento non convivo, quindi non ho una relazione stabile, quindi dedico la gran parte del mio tempo all'attività lavorativa. Quel poco tempo libero che ogni tanto lo trascorro con gli amici, qualche cena a casa di amici, qualche uscita cena ogni tanto, con mio nipote quando riesco, quando posso, al quale sono molto legato, e per il resto leggo, guardo la televisione come tutti, non vado quasi mai al cinema. Quindi il carattere sembra un carattere gioviale, mite, o è uno secondo te che si arrabbia? Secondo me quando si arrabbia lo sentono in tanti. Si arrabbia il sindaco ogni tanto? Sì, ogni tanto mi arrabbio, ma questo fa parte dell'ordine naturale delle cose quando fai un'attività dove sei sempre costantemente sollecitato da qualsiasi situazione, per qualsiasi problema. Sei bombardato dalla mattina alla sera di messaggi, mail, problematiche da risolvere, lo stress che aumenta, gestione di situazioni conflittuali, quindi è ovvio che uno si arrabbia, ma penso che questo succeda in qualsiasi campo. Succede a tutti. E vedi che un politico dice no, ma è sempre così, no? Per tutti. Però ha ragione. No, è vero. Ti stiamo prendendo un po' in giro, no. Cercando di accendere quella miccia un po' di quello che sarà questa trasmissione poi stasera. Certo. Va bene, allora Mahmood l'ha vinto il Festival di Sanremo e noi ve lo facciamo ascoltare. Eccoci tornati sempre qui a Onda Blog. Ci sono anch'io. Forse. Allora, benvenuti a bentornati anche i nostri radioascoltatori. Onda Blog, cioè stasera non riesco a parlare. Stasera mi emoziona il sindaco, ecco. Probabilmente. La sua presenza mi emoziona. Dicevo Onda Blog, Radio Onda Novara 88.9 FM. Ascoltateci anche dal sito internet www.ondanovara.it cliccando su Ascolta la diretta. Abbiamo fatto una bella presentazione del sindaco. Tu hai tanti follower che sono i tuoi elettori, ma quelli che ti odiano cosa dicono di te? Sincero. Ma sinceramente, guarda, non è che mi interessi molto cosa dicono, nel senso che probabilmente è più un odio politico, spero perlomeno, che non mi odino come persona, anche perché sinceramente non è che abbia fatto del male a qualcuno, almeno penso di non aver fatto del male a nessuno, quindi penso che più sia un odio politico che poi va, diciamo così, a crescere, a rafforzarsi in prossimità dei periodi elettorali. Ecco, se devo dire la verità, ci sono rimasto un po' male su un certo tipo di accanimento nei confronti
sia di me che della coalizione che mi sosteneva durante la campagna elettorale, da parte, diciamo così, di alcuni avversari politici. Però purtroppo questo è un problema un po' generalizzato che si trova in tutti, da quando può capitare anche questo. Da quando ci sono i social, purtroppo è un problema che si sta espandendo, si sta alimentando molto a livello generale. Quindi non è che me la prendo più di tanto, me le faccio scivolare molto queste cose qui, perché le cerco di contestualizzarle. Sul momento mi arrabbio, poi dico vabbè, dai, lasciamo perdere, tanto vuol dire la vita continua. E certo. Sorvoliamo, dice il sindaco, sorvoliamo sulle cose non importanti. Ma Alessandro, il tuo piatto preferito? Qual è? La paniscia o il ragù o per esempio altro? Guarda, io ho tanti piatti preferiti, nel senso che mi piace mangiare molto. Sei una buona forchetta. Anche se purtroppo mangio in orari strani, mangio anche in maniera frettolosa, quindi io mangio... Il piatto che mi piace di più è il risotto, con il gorgonzola, con un bel soffrettino, quello mi piace veramente. Poi mi piace molto la carne, quindi vado molto di bistecche, di tagliate, così appena posso. Però purtroppo mangio spesso la pizza. Quello è un problema comune. Ne sappiamo qualcosa, perché poi il mio analista poi mi fa sapere sempre dei brutti. Praticamente nelle mie analisi l'asterisco non c'è. Dai, sì, il sangue, solo nel nome e cognome, nel resto c'è comunque. Io vado matto per il gorgonzola. Gorgonzola, e me lo ricordo perché ti ricordi quando, non mi ricordo che anno era, 2011 forse, 2012 o 2010, quando il Novara era in Serie A e facevamo su cittadinovara.com quella trasmissione, proprio blog da strada, tutti sulla Corriera, non lo so dire. E sulla Corriera. Ci siamo beccati in piazza Puccini una volta, e c'era Novara-Napoli, eravamo con Camillo Esempio, Leo Spataro, sì. E avevamo messo a confronto il ragù, proprio in quella trasmissione, il ragù, c'è il piatto della domenica prepartita e tu dicesti risotto al gorgonzola, ancora lo ricordo. Sì, me lo ricordo io. Che lavoro hai fatto nella vita, Alessandro? Guarda, io quando già facevo l'università collaboravo con un'agenzia investigativa di Novara. Dopo aver terminato l'università ne sono diventato socio, insieme ovviamente al titolare dell'epoca, e attualmente sono ancora socio di questa agenzia investigativa, solo che sono socio non lavoratore, cioè da quando sono diventato sindaco è una società di persone, quindi mi sono messo come socio non lavoratore. E quando ho finito l'università ho cominciato a sviluppare tutta una serie di servizi all'interno di questa attività, legati più ai servizi di investigazione con taglio aziendale, quindi contro la concorrenza sleale, investigazioni contro l'assenteismo lavorativo, investigazioni contro le truffe assicurative, tutto il ramo assicurativo. Quindi ho sviluppato quello che avevo, diciamo così, coltivato durante la mia carriera universitaria, l'ho sviluppato e l'ho riportato all'interno di questa attività. Siamo a posto, adesso che lei lo sa, io ho finito di vivere. Perché tu andrai dal socio di Alessandro Canelli e basta, io ho finito di vivere. Ti metto un agente alle calcagne. Ecco, lo sapevo, ecco, io ho finito di vivere. Hai un colore preferito e perché? Blu. Non lo perché? So perché. Non sai perché. Non lo so è perché. Solo... Mi piace il blu perché mi sento a mio agio col blu. È proprio il blu. Io credevo il verde, ma no, invece mi ha spiazzato, hai visto? A me piace molto il blu. Di che segno sei? Gemelli. Credi nell'oroscopo? Poco. Però lo leggo. Lo leggi. Cosa dice l'oroscopo di quest'anno, Gemelli di quest'anno, per il 2019, Marcella? Lo stai chiedendo a me? Sì, perché... Come il 2018. Come il 2018, come avrebbe risposto Riccardo, sì. Ti ricordi, nella puntata che abbiamo fatto prima di Natale? Come il 2018. Credi nella sfortuna? Sono... Sì, diciamo che... Qualche, diciamo così, atteggiamento scaramantico ogni tanto mi viene da farlo, però non eccessivamente. Io dico che in tante attività, in tante situazioni della vita, però la fortuna conta. Certo. Più che nella sfortuna, credo nella fortuna. Sì. Cioè, non so se si può dire in radio, ma il classico colpo di culo, dai, diciamolo. Sì, ogni tanto fa bene. Capita, secondo me. Bene, allora, dopo questo, cioè, ci attende, chi ci attende? Tutto Sanremo stasera. Tutto Sanremo stasera, perché siamo nella settimana santa, no? Come si suol dire, e le radio solitamente passano i brani
che hanno magari avuto più successo al festival. Siamo nella settimana di San Valentino. Ah, sì, allora Alessandro, stavo per mettere a risa, ok? A dopo. Una bella canzone romantica nella settimana di San Valentino. E certo, romantica perché è de Roma? Sì, no, io dico sempre romantica. La stessa cosa. Non è de Roma? No. Ah, ok, non è de Roma. Bene, allora bentornati dopo la pausa musicale. Bentornato al sindaco Alessandro Canelli qui con noi stasera. Puntata divertente, diciamo. Puntata divertente. Diciamolo, noi siamo in diretta, facciamo radio in diretta noi. Certo. Siamo negli studi di Radio Onda Novara, 88.9 FM. www.ondanovara.it. clicchiamo su ascolta la radio, così ci ascoltate in streaming. La sapevo a memoriale questa. Sì, certo. Immaginavo. Me l'ero preparata questa qua. Ti piacciono gli animali? Sì. Che animale hai, se ne è uno? Ne avevo uno, purtroppo adesso non ce l'ho più. È una gatta. Una gatta che si chiama Penelope. Che rapporto avevi con Penelope? Un rapporto, diciamo così, normale, nel senso che mi vedeva poco, cioè mi vedeva. Io l'ho presa 13 anni fa, quando ancora ero sposato, e poi l'ho tenuta io, ovviamente. Ha avuto un grave problema, perché io abito al quinto piano e lei, poverina, cosa è successo? Una mattina si è attaccata a un tappetino che era sul davanzale ed è volata giù dal quinto piano col povera tappetino. Però è sopravvissuta, fortunatamente, e insomma lì si è spezzata una gambettina, però è andata avanti tranquilla tutta la vita. Quindi avevo un legame molto forte, però purtroppo adesso gatti non ne ho più. E la mia presenza in casa è veramente rara, e quindi preferisco non avere animali. Non avere animali perché certo. Non puoi stargli dietro praticamente. Certo. La battuta politica mi veniva, io eviterei di farla, ma la vorrei fare. Ma quindi avevi lo stesso rapporto tu e la gatta, non vi vedevate mai come Lega e 5 Stelle al governo? Ma no, un po' diversa la situazione. Guardate, i gatti non è che soffrono tantissimo anche star da soli, però comunque sia vanno seguiti, vanno curati. Gli animali, cioè, diventano parte della famiglia quando li hai. Quindi se non sei in grado di stargli dietro adeguatamente, forse è meglio non averli, perché sennò sarebbe solo un atteggiamento egoistico. Infatti, qua c'è... Una domanda che è meglio che fai tu. Una domanda che meglio faccio io. Allora, perché questa qui mi è venuta in mente mentre stavo scendendo in ascensore ieri sera, praticamente. Ho detto, questa qua gliela chiedo, che è una cosa che mi sono chiesto anch'io. Ma il sindaco si è mai chiesto nella sua vita perché la pizza è rotonda e te la danno da portare a casa nel cartone quadrato? No, non me lo sono mai chiesto. E continuo a non chiedermelo. Prova a darci una spiegazione. Ma non lo so, non ho più pallida idea. Il sindaco non ha più pallida idea. Domani titoloni sui giornali. Non ha più pallida idea. Non ha più pallida idea. Cioè, io l'avrei vista meglio quadrata la pizza. Innanzitutto perché ci sta. Ci nel sta. Cartone quadrato. Probabilmente è più facile fare un cartone quadrato che rotondo. Che rotondo. E visto che la pizza, anche se è rotonda, sta dentro nel cartone quadrato, lo danno quadrato. Allora, cosa pensi di Novara? Molti la definiscono una città noiosa. Pensi anche tu che sia così? No, per me non lo è mai stato, anzi dirò. Io ho sempre voluto vivere a Novara, non me ne sono mai voluto neanche andare. Ho fatto solo un brevissimo periodo a Milano, dove ho abitato durante l'università, ma per 2 anni e mezzo, 3. Però io sono molto legato alla mia città, anche da piccolo. Mio padre poteva andare a lavorare da un'altra parte, lui lavorava in banca, gli avevano offerto di andare a lavorare in un'altra città e io mi sono impuntato, non ho voluto che cambiasse città, forse era destino che però, è proprio la tua città. Però io sono sempre stato molto legato sia alla città sia alle amicizie che ho coltivato sin da piccolo. Io praticamente sono amico delle stesse persone con le quali ero amico a 6 o 7 anni. Siamo una compagnia che siamo amici ancora adesso. E così distanza, è bello. A distanza di 40 anni ci frequentiamo ancora, ci troviamo ciclicamente, ogni settimana, ci facciamo le stesse battute che ci facciamo da 30 anni a questa parte, ridiamo le stesse battute che ci facciamo da 30 anni a questa parte, come se fossero nuove, invece ce le diciamo da 30 anni. E quindi, diciamo, c'è
sulla città questa città a me dà un fortissimo appeal, quindi io sono contento di venire e non la trovo noiosa, tra l'altro non la trovo per niente noiosa. Io penso che uno deve essere in pace con se stesso, deve star bene con se stesso. Se sta bene con se stesso può star bene in qualsiasi posto al mondo. Ma è un po' la stessa cosa che ho detto io a te, l'ho detta tantissime volte, certo. Vero? Sei stufata pure di sentirla. Tutti sanno che io sia di Reggio Calabria, non sono piemontese, ho vissuto quasi 10 anni in Lombardia, sono arrivato dove non mi sono trovato bene, dico la verità, sono arrivato a Novara nel 2008 e quando sono andato per la prima volta in via Rosselli l'ho sentita a casa mia, io vedevo un piccolo salottino meraviglioso e tutt'oggi la penso allo stesso modo. Novara è meravigliosa. Bene. Hai trovato la tua città. Comunque Marcella è quella delle domande serie, no? Sì. Vedi com'è impostata, guardala. La potete vedere anche in video. Saluta la telecamera. Ciao. Ok, io sono quello delle domande un po' cazzare, diciamolo proprio. Ma ti sei chiesto perché? Perché sei un cazzaro. Sono un cazzaro, è vero. Mi ricorda qualcuno. Ecco, mi chiedo perché. Questa è un'altra, come quella della pizza, è questa qui. Perché è una cosa che mi sono chiesta quando sono poi uscito dall'ascensore ieri, no? Mm. Perché la gente che sale sulla cupola usa i cannocchiali per guardare da lontano, quindi ravvicinando quello che vede, che vedeva prima quando era giù di strada. Io mi dissocio da queste domande. Potresti riformulare per piacere la domanda? No? Cioè tu vai sulla cupola, no? Hai presente? Vai sulla cupola, poi usi il binocolo, il cannocchiale, sì, per guardare quello che c'è giù in strada. E praticamente un momento fa eri giù in strada anche tu, quindi lo sai. No, ma quando sei salito in cupola non lo sai, che cambiano le cose. Cambiano non le cose. Non rimangono cristallizzate. Cambia l'autobus della Sun. Ma no. Hai mai fatto sport? Sì. Da giovane eri una schiappa o eri un campione? Non ero certamente un fenomeno, ho fatto nel senso che ho giocato a calcio fin da quando ero bambino, partendo dalla squadra della parrocchia che era la San Giacomo, che adesso è diventata una polisportiva centinaia di ragazzi che fanno tantissimi sport come il calcio, la pallavolo, il basket, ma la San Giacomo nasce nella parrocchia della Madonna Pellegrina che io frequentavo da piccolo. Poi sono andato a giocare nella Juventus Club, nel Trecate, nel Veveri, poi mi sono bloccato perché ho iniziato l'università a 18-19 anni pensando di non avere più tempo per poter giocare a pallone, invece avrei potuto continuare tranquillamente. Poi altri sport, gli sport classici che fanno quando sei adolescente, quindi nuoto, un po' di tennis, qualche volta sciare. Poi mi sono rotto i legamenti giocando a calcetto all'età di 32 anni, ho detto forse è meglio così. Carriera finita. bene, allora sulle mie meravigliose domande, non intelligenti soprattutto, vero? Ci torniamo dopo la pubblicità. Si era incartato con la sedia, non sapeva più andare avanti. Comunque, ben ritrovati. Succede sempre, eh? Cioè io riesco a incasinarmi, inciampare, cadere, impigliarmi. Sì, proprio nel momento in cui dobbiamo ripartire, ma è sempre così, eh? Tutte le volte. Allora, bentornati da tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo qui Alessandro Canelli, sindaco di Novara. Andiamo avanti con la nostra trasmissione molto, molto personale con lui stasera. Alessandro, cosa pensi di me e Alessio? Ma siete una bella coppia, infatti vi stavo osservando prima, questo qui sembra più una trasmissione fatta per voi che per gli altri. No, comunque avete un buon feeling, quindi penso bene. Bene, meno male. Meno male. Sai, cioè, non si sa mai com'è. Aia, siamo arrivati al momento bello. Fuoco, clou, piccante, le donne, queste donne, Alessandro, queste donne, allora. Fagliela tu questa domanda, tu allora, sei quello delle domande intelligenti. Bionde o more? Sia bionde che more, dipende. È proprio un politico. Ricce o lisce? Lisce. Hai preso il regalo di San Valentino? No. Ma questo non è mai successo. Ma tu hai appena detto prima, durante la trasmissione, di essere stato sposato, insomma, di essere divorziato. Sì, ma non eravamo da regali di San Valentino. E hai giurato all'inizio della trasmissione di dire la verità, sì, nient'altro che la verità, sì, tutta la verità. Hai una compagna? No.
Sicuro? Sì. Bene. A che età hai avuto la prima fidanzatina? Sarà 16-17 anni. Il tuo miglior pregio? Penso alla pazienza. Il tuo peggior difetto? Certe volte sono un po' troppo buono. Troppo? In alcune situazioni sì. Ma io... Cioè lascio andare troppo. Ma poi c'è la domanda da Iena. Scusa, le Iene l'hanno fatta da sempre. Pazienza, se mi licenziano, amen. Ti sei mai fatto una canna, sindaco? No. Sta crescendo il naso, guarda. Ma lui ha giurato di dire la verità, quindi... Quindi siamo a posto, praticamente. Il libro più bello che hai letto nella tua vita, quello che ti ha cambiato la vita? Che mi ha cambiato la vita, no. Però sicuramente mi ricordo molto bene, mi ha segnato molto, Cent'anni di solitudine. Invece il tuo film preferito? Ne ho diversi. Quello preferito, guarda, così su due piedi, quello che mi viene, mi è piaciuto molto Pulp Fiction. Quando è uscito Pulp Fiction sono rimasto molto colpito perché era innovativo. Quindi è quel genere di film che ti piacciono? Qual è il genere invece di film che ti piace di più? Ma mi piacciono diverse tipologie di film, mi piacciono film western, mi piacciono film legati anche alla guerra, film di guerra mi piacciono molto, mi piacciono film sul polizieschi, mi piacciono anche i thriller, cioè mi piacciono tante tipologie di film, non ho un genere preferito, mi piacciono i bei film. Cioè non sei come me che praticamente passo la giornata, quando sono libero, diciamo, da orari di lavoro, a guardare thriller in continuazione. E lei dice: ma guardiamo una commedia ogni tanto. Eh certo. Gruppo o cantante preferito? Gruppo cantante preferito, guarda, i miei generi musicali sono forse un po' datati, nel senso che mi piacciono i gruppi del passato, rock, Pink Floyd, quei gruppi lì a me vado matto, li ascolto ancora adesso. Tra l'altro ho scoperto recentemente Spotify, perché io non lo conoscevo, e quindi adesso ultimamente in casa riesco anche a sentire un po' di musica, un po' di musica, sì, rispetto a prima, quindi vado su Spotify, praticamente ha già capito su che generi andare e te li suggerisce, e me li suggerisce già. Lei, io vado. Questa tecnologia, ragazzi, dove siamo arrivati. Ma chi è il miglior, secondo te, il miglior politico della storia che hai vissuto tu, che ricordi a memoria? Il miglior politico della da quando sei nato, insomma, da quando hai memoria tu, chi è il miglior politico che hai visto sulla scena nazionale o anche... Beh, insomma, non potrei far altro che dirti Salvini, cioè, voglio dire, è il mio segretario federale, è quello che ha portato un movimento come la Lega dal 3% alle percentuali attuali, che sono superiori al 30% nel giro di pochi anni, ma soprattutto è quello che è riuscito a dare una nuova anima al movimento. E io penso che i partiti che possono dire qualcosa, che hanno ancora senso, che possono migliorare le cose a livello politico nazionale, sono cambiate tante cose da 20 anni a questa parte, ma i partiti che possono fare questo sono quelli che hanno un'anima. I partiti senza anima sono destinati a scomparire. Chi ti ha convinto a fare il sindaco? Non è che qualcuno mi ha convinto, è stato un percorso che si è piano piano, diciamo così, creato, generato per una serie di condizioni. Io sinceramente c'era un'ipotesi già nel 2011 di potermi proporre come candidato sindaco, poi le cose non sono andate in quella direzione, ma evidentemente era giusto che andasse così. E poi durante l'anno 2015 Salvini era diventato segretario federale da quasi un annetto. Con Riccardo Molinari, che è l'attuale segretario della Lega in Piemonte, abbiamo deciso di provare a riconquistare la città di Novara, che da 5 anni era passata al PD, e quindi ci siamo riusciti. Basta questa politica, Marcella. Sì, ma infatti è noiosa. Basta. Questa... Perché c'è Francesco Renga,
Aspetto che torni. Aspetto che torni, sì, ma quando? È un pezzo bellissimo questo qui. Bentornati, bentornato ad Alessandro Canelli qui con noi, sindaco di Novara. Allora, torniamo alle nostre domandine di stasera, Alessandro. Parlavamo prima di musica, la musica è arte, è meravigliosa, cioè accompagna un po' la vita e la giornata di tutti e di tanti anche la colonna sonora. Se tu potessi passare un giorno della tua vita con un gruppo, con un cantante, con chi lo passeresti? Ma con un cantante attuale o anche del passato? Un cantante, tu. Anche del passato? Anche del passato. Ma a me interesserebbe passare una giornata con Bono degli U2. Bono degli U2, sì. E magari a stracannare birra a Temple Bar a Dublino non a sarebbe Dublino, male. Sì, infatti. Sarebbe male. L'ho sempre visto come una persona estremamente interessante. Sì, devo dire di sì. Certo. In che epoca avresti voluto vivere? In questa. In quest'epoca? Sì. È la tua epoca? Ma sì, mi trovo bene in quest'epoca. Una frase, una citazione che ti è rimasta nella memoria, il tuo cavallo di battaglia, la tua frase celebre. Ma non ho una frase celebre particolare, no. Tipo per un pugno di dollari, no? Niente. No, assolutamente. Un'altra epoca che stavo pensando adesso, un'altra epoca in cui mi sarebbe piaciuto vivere, che mi è sempre affascinato molto. Infatti in film di quell'epoca lì, che parlano di quell'epoca lì, mi piacciono molto. Sono gli anni 30, non so perché. Sono sempre stato molto attratto dagli anni 30. Storie di gangster, di mafia, bellissimo. Mi hanno sempre molto affascinato. Cavolo, tipo i film, sai, quei bravi ragazzi. No, quelli lì sono venuti dopo. Sono venuti dopo, sì, quelli, sì. Lì. No, gli Intoccabili, no, quelli erano, sì, già gli anni 50. No, 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 gli intoccabili, infatti. La scena della carrozzina che va giù dalla scalinata della stazione di New York, sì, Central, sì, Station, così via, no? Bene, ma se non avessi fatto politica nella vita, cosa avresti fatto? Come ti saresti visto? Magari Avrei continuato a fare il mio lavoro a tempo pieno. A tempo pieno, certo. Che è proprio il lavoro che ti ha sempre appassionato, quindi. Sì, mi è sempre piaciuto, perché comunque sia è un'attività che non è ripetitiva, noiosa, hai sempre, diciamo così, dei casi da risolvere, delle situazioni, dei problemi da risolvere, perché poi le persone che si rivolgono a te con la mia attività che svolgevo fino a prima di prendere l'incarico da sindaco, è un'attività che è rivolta anche quella agli altri, vengono da te, ovviamente ti pagano, quindi, perché è un'attività professionale, però cercano di risolvere delle problematiche, tu devi dare loro delle risposte, e attraverso anche l'inventiva, la creatività, insomma è un'attività varia che comunque sia mi ha sempre affascinato, e quindi avrei continuato a fare ovviamente la mia attività. Sei un tipo solitario o un tipo da compagnia? Dipende dalle giornate, nel senso, generalmente a me piace stare in compagnia, sono diciamo così portato a starci, mi piace passare del tempo con gli amici, fare cose insieme a loro, però mi piace molto anche ricavarmi i miei spazi, cioè quando torno a casa, quelle poche volte che riesco a stare tranquillo da solo. E da solo mi piace godermi casa mia, leggermi un libro, guardarmi un film in televisione oppure una trasmissione televisiva, insomma cucinarmi, mi piace ricavarmi degli spazi da solo, rilassarti in solitudine. Sì. Bene, cioccolato al latte o cioccolato fondente? Al latte. Al latte, bene. Le tue manie e le tue fissazioni, hai delle manie? Un po' tutti hanno delle manie, dai. Sai che non me ne viene in mente nessuno in particolare. Tipo ti svegli, metti i piedi a terra e trovi già le ciabatte unite, parallele tra di loro, no? Oppure trovi una in corridoio e no, una giro piedi nudi in casa. Ah bene, quindi nemmeno quello. Niente manie, niente fissazioni per Alessandro Canelli, per il nostro sindaco. Quante volte hai cercato di smettere di fumare? Scusate. Ci sei riuscito? Allora, ho cercato un paio di volte. Quella più seria è stata l'anno scorso, nel novembre del 2017, anzi. Ho smesso di fumare
nel, diciamo così, 20 di novembre mi sono andato giù di lì perché avevo una tracheite, quindi ho detto, ciao, proviamo. Allora, risultato, sono diventato intrattabile, nervoso, litigavo con tutti, in ufficio non riuscivano più a parlarmi, saltavo addosso a tutti, mi si è alzata la pressione, mi è alzata la glicemia, risultato che il giorno dopo, metà maggio, dopo sei mesi, tabaccaio di fiducia, metà maggio, dopo sei mesi, ho deciso di ricominciare a fumare, tutto andato a posto. Tendenzialmente ti piaci come persona o cambieresti qualcosa di te stesso? Oh, sì, mi cambierei, alcune cose le cambierei sicuramente. Che sì, cosa? Tendenzialmente sì, però ci sono delle cose in cui sono forse un po' troppo menefreghista su alcune situazioni, dovrei essere un po' più, diciamo così, affettivo su alcuni aspetti. Certe volte sono un po' mi rendo conto di essere un po' anaffettivo, ecco. E questa cosa qui non va bene. Dovrei, diciamo così, talvolta, non capita sempre, curarmi di più di come stanno gli altri che mi stanno vicino. Però io do per scontato che sono persone magari amiche oppure parenti, e quindi che comunque sia ci vogliamo bene, e quindi do per scontato che possano sopportare questa cosa qui. Però invece non è così. Tendenzialmente bisognerebbe un po' magari preoccuparsi anche degli altri, sì, umanamente. No, ecco. Ma non è che non mi preoccupo, cioè mi preoccupo di più di quelli che non mi sono amici o non mi sono vicini rispetto a quelli che mi sono amici e mi sono vicini. Perché penso che, cioè, sia scontato che... sì. Bene. La richiesta più assurda, intendo divertente, che ti ha fatto un cittadino? La richiesta più assurda? Sì. Nel senso divertente? No, ma non, richieste divertenti me ne fanno, a dire la verità, me ne fanno poche. Guarda, oggi per esempio, oggi ho avuto un problema con un ragazzo che insomma era un po' alticcio, gridava in mezzo alla strada, in mezzo alla piazza, così abbiamo avuto un po' una discussione. Però mi rendo conto che ci sono tante persone che hanno tantissimi problemi nella nostra città, così come neanche nelle altre città italiane, soprattutto persone che hanno difficoltà a stare stabilmente inserite all'interno della nostra società, non hanno lavoro, sono magari anche poco assistite dai servizi sociali, non hanno un'abitazione, ma purtroppo molto spesso queste persone devono prima chiedere a se stesse perché non si vogliono dare una mano loro per primi. Certo. Perché sai, poi è difficile quando uno non vuole essere aiutato, non vuole aiutarsi, poi è difficile aiutarlo anche. Però richieste divertenti non è che me ne ricordo qualcuno in particolare. Vedi, poi dopo il momento serio arrivo io a rompervi le uova nel paniere, ma nella tua giornata super impegnata da sindaco, dove sei incasinato magari dalle 7 di mattina alle 11 di sera, ma riesci a farti una pennichella, e dove? Allora, io appena posso la faccio. Ma dove te la fai sta pennichella? Ma allora, se riesco, se sono in ufficio dopo mangiato una mezz'oretta mi metto giù, anche perché arrivo all'una che sono rimbambito, arrivo all'una che sono rimbambito. La pennichella è sacra se non ho manifestazioni o impegni, commemorazioni, sì, incontri, appuntamenti. È sacra la domenica dopo pranzo, magari mangiavo in famiglia con i genitori, così, e poi la pennichella piatto, ci vuole. Poi sì, vai, sì, giù piatto, e ci vuole. Bene, ma questa è una domanda più femminile che maschile. Sei felice? E che cos'è per te la felicità? Mamma mia, che domani, neanche Marzullo le fa queste robe. Ma la felicità, cosa? La felicità è, penso, è star bene con se stessi, in primo luogo. Se uno non sta bene con se stesso, se uno non si ritiene appagato da quello che fa, tendenzialmente è più facile che sia infelice. Poi, chi conosce cos'è la felicità? La felicità sembra il titolo di un film. In senso, la ricerca in senso della assoluto, felicità. In senso assoluto, guarda, penso che nessuno sia felice completamente in senso assoluto. Magari è felice a momenti. Certo. In altri momenti lo è meno. Quindi non lo so, io penso di stare abbastanza bene. Ecco. Carnivoro vegano? Carnivoro. Hai tatuaggi? No.
Cosa pensi degli uomini che si depilano? A me non piace molto l'idea di dovermi depilare, quindi non è che ho un'idea positiva di chi si depila completamente, però ognuno è libero di fare quello che vuole. Il ricordo più bello della tua infanzia? Il ricordo più bello della mia infanzia? Ma guarda, mi piaceva molto quando potevo, quando andavo al mare con i miei genitori, avevo sempre questa sensazione di felicità. Sì, tra virgolette, di felicità, ma anche quando potevo, diciamo così, uscire, andare a giocare con i bambini, amici miei, a calcio, in parrocchia. Quelle erano le cose felici che mi facevano felice. Penso che siano le cose che tutti i bambini rendono felici. Rendono sì. Felice. Insomma, è un momento romantico questo qui, perché è di Roma. Bene, allora dopo questo momento così dolce, diciamo, perché insomma esistono nella vita anche i momenti dolci, ci ascoltiamo Il Volo. Domande a raffica stasera. Domande a raffica, bentornati a tutti i nostri radioascoltatori, ben ritrovato al nostro sindaco Alessandro Canelli e Marcella. Marcella. Ma cosa gli chiediamo? Sei un mammone? Lui è un sindaco mammone, e cosa pensa di te la tua mamma? Sono tutto tranne che mammone, guarda. Anzi, cioè, purtroppo posso, diciamo così, andarli a trovare non molto, ma non sono assolutamente... Cosa pensa di me mia mamma? Non lo so, dovreste chiederglielo a lei. Io non lo so cosa pensa di me. Penso che sia abbastanza soddisfatta, diciamo, ecco. Però sicuramente magari vorrà che vada a trovarla più spesso, vada a trovare i miei genitori più spesso. Purtroppo posso vederli una volta ogni settimana o ogni due settimane. Addirittura? Sì, sì. Certo che quando chiedono hanno bisogno, io ci sono. Ma certo. Abitiamo, diciamo, a 5 minuti di distanza. Addirittura, quindi... non è che... Ma Alessandro, ti è mai capitato che qualche donna ti abbia fatto una proposta indecente? Tipo? Indecente? Tipo, come? Non lo so. Ti è mai capitato? Ci sono vari step di indecenza, non per forza legati a quella lì, ecco. Proposta indecente di che tipo? Sì, potrebbe esserci stata. Anzi, sicuramente ci sarà stata. Bisogna vedere che tipo di... Non lo so, dicelo a tu. A che tipo di indecenza tu fai riferimento. Sì, comunque c'è stata sicuramente. Non ti dico quale, però. Beh, è chiaro. Io ci ho provato. Ma... Ti sei mai ubriacato? Sì, certo. Una frase celebre in dialetto novarese? Una frase celebre in dialetto novarese? Guarda, a me è sempre piaciuta una frase che sempre, che forse di Genocchio, anduma su ti porti a vide chi le calga la testa più se grossa, che vuol dire che cosa? Andiamo a fare un giro sotto i portici e guardiamo chi è che passa che ha la testa più grossa, no? Okay. Che era un modo di passare il tempo da ragazzi. Di un certo tipo di novaresi. Come ah, okay. Dire, sì, andiamo sì, in sì. Giro a non far niente, a cazzeggiare tutto il giorno. E cercavate quelli che avevano la testa più quella grossa. Quella frase lì mi ha sempre colpito. Sì, sì. Sei un tipo geloso? Non eccessivamente, no. Squadra del cuore? L'Inter. A livello locale? Vabbè, Novara. Hai fatto il militare quando, come e dove? Allora, era la metà degli anni, no, poco più della metà degli anni 90, in aeronautica. Ho fatto il CAR a Viterbo e poi sono venuto a Cameri. A Cameri, nel frattempo stanno arrivando una serie di messaggi, io ci... coglierei l'occasione per salutare Mimma che ci sta ascoltando addirittura da Imola,
Mohamed da Novara mi ha scritto: chiedi al sindaco se ci dà il palazzetto, figurati. si spinge e poi tantissimi altri messaggi. Fabio Ciccomascolo e altri amici della Protezione Civile che mi hanno scritto, insomma, sì. Qui si va avanti nella maniera più serrata possibile e non abbiamo mai il tempo di leggerli proprio tutti questi messaggi che arrivano in trasmissione. Il tuo gelato preferito? Mio gelato? Stracciatella. E invece la canzone preferita? Non ho una canzone preferita, però mi piacciono molto le canzoni di Vasco Rossi. Selli, per esempio. Bellissimo. Certo. Siamo riusciti ad imbarazzarti abbastanza? Più che un'intervista è sembrata una seduta psicanalitica. Ancora non hai visto niente. Appunto, cosa farai da grande? E che ne so, non lo so, cerco di cominciare... Ha perso la bottiglietta nel frattempo, mi rimbalzava sul tavolo. Cerco di continuare a far bene quello che sto facendo. Poi io penso che se uno fa bene quello che sta facendo e ci mette sempre impegno, passione, sacrificio, poi le cose vengono da sé. Non sempre così, però di solito è così. Quindi a me piace fare quello che sto facendo, nel senso che mi sento abbastanza portato, cerco di farlo. Ho degli obiettivi, dei progetti di tipo amministrativo e per adesso quello che su cui voglio puntare è quello di cercare di realizzarli. Il giorno più bello della tua vita ed il più brutto anche? Il più bello e il più brutto della mia vita. Boh. Ti abbiamo messo in difficoltà stasera. Il più brutto della mia vita. Fantastico. Sono domande qua, manco Marzullo le fa. Dai, impegnati un po', che sono appena le 9:30 di sera. Il più brutto della mia vita. Il più brutto della mia vita potrebbe essere quello... Sì. Guarda, io ero molto legato alla mia nonna paterna. Quando è morta l'ho sentito. Quindi lo ricordo nitidamente, il dolore che avevo provato. Tra l'altro era conciso anche con un periodo brutto, perché mio padre aveva avuto anche lì una malattia, quindi era un brutto periodo. Più che un giorno era un periodo, diciamo, ecco. E un giorno più bello, bah! Beh, sì, ovviamente mi ricordo molto bene quando sono diventato sindaco. Quel giorno lì è stato un bel giorno di gioia, ecco. Però non so se è stato quello. Il più bello. Sinceramente non lo so. È stato un bel giorno. Ne ha avuti talmente tanti di giorni belli che non riesce ad individuarne. No, non è visto. Dai, Marzullo, fagli un'altra domanda delle tue. Su. Un'altra domanda delle mie. Ma cosa posso chiedergli? Non lo so. Una figuraccia che hai fatto? Boh, ce ne sono... una marea, una figuraccia che ho fatto, ma sicuramente ho detto più volte delle stupidate di fronte ad alcune persone che non era il caso di dire, probabilmente, ecco. Magari, sai, quando senti poi il gelo lì, quando dici una cosa, ho detto che cazzo, è una cagata. Però, insomma, adesso così nitidamente sul momento non è che me ne viene qualcuna. Guarda, è emozionato, sta schiaffeggiando il tavolo, si annaspa e si arrampica battendo con le mani, niente, con i palmi delle mani sul tavolo. Fai delle domande che uno ci deve anche pensare un attimino. Hai visto? Cioè, sembravo scontato, sì. Ma poi Marcella è peggio di me, vedi, perché molte di queste domande sono farina del sacco di Marcella, anche se te l'ho chiesta io. Sei favorevole o contrario? Donazione degli organi? Favorevole. Eutanasia? Non sono favorevole. Legalizzazione delle droghe leggere? Non sono favorevole. Matrimoni gay? Non sono favorevole. Per caso c'è vita dopo la morte, secondo te? Spero proprio di sì. Sei fifone o coraggioso? Allora, io tendenzialmente sono abbastanza coraggioso, però ho anche, diciamo così, un atteggiamento prudente di fronte a determinate situazioni, perché penso che va bene essere coraggiosi, ma buttarsi nel fuoco non serve a niente. Credi nei fantasmi? No. La prima cosa che fai al mattino quando ti svegli? Faccio la doccia. E l'ultima cosa che fai la sera?
L'ultima cosa che faccio la sera prima di addormentarti: spengo la luce del comodino. Questa è pesante, ma la bici al palo l'hai mai attaccata? Ma certamente sì. Interessi extralavorativi? Ma interessi extralavorativi? Svaghi, ecco. Ma sono gli svaghi che hanno più o meno tutti. Allora, ho provato a fare ultimamente un po' di sport, ma diciamo così, ho fallito miseramente dopo poche volte. Sono andato un po' in palestra, sono andato un po' a correre, però mi sono reso conto di non avere, diciamo così, la costanza di poterlo fare. A parte questo fallimento sportivo degli ultimi tempi, quello che faccio quando non lavoro è frequentare, ripeto, gli amici, andare a cena con loro oppure a casa loro o a casa mia, leggere qualche libro, guardarmi qualche trasmissione, soprattutto politica. sono un po' monotematico noioso su questo. Sei credente? Sì. Meglio un uovo oggi o una gallina domani? Un uovo oggi. Hai mai provato a imitare una scena di un film? Sì, una volta con degli amici, ma niente di che. Dici mai le bugie? Sì, ogni tanto le dico, come le dicono tutti. Essere o avere? Essere. Dici una cosa di sinistra? Una cosa di sinistra? Sì. Dire. Ma le cose di sinistra non bisogna dirle, bisogna farle. Ma poi non sono di sinistra, cioè sono le cose o popolari o no. Nel senso, le cose che servono veramente alle persone che hanno più difficoltà da un punto di vista, diciamo così, di fragilità sociale, oppure no. Io non so se ha ancora senso al giorno d'oggi dirsi di sinistra o di destra. Al giorno d'oggi, secondo me, è cambiato il paradigma. Al giorno d'oggi c'è chi sta con la gente che magari ha, diciamo, più necessità e chi sta più con l'elite. Questo è. Raccontaci una barzelletta adesso. Una barzelletta? No, non dire che a un sindaco non viene in mente una barzelletta. Mamma, io non ci posso credere una cosa del genere. Ma avevo capito, devo pensarci un attimo, fammi pensare. Non sai una barzelletta? Ma insomma. Sì, ma insomma, adesso sul momento. Porca miseria, una barzelletta. Fammi pensare, anche perché quelle che sono si possono raccontare. Sono tutte sporche le barzellette che conosce il sindaco. Proprio così alla radio mi sembra. Noi lo sappiamo. Mi sembra un po' eccessivo. Vabbè, dai, possiamo bypassiamo questa cosa. Era solo per sapere, perché Marcella voleva sapere se il sindaco conosceva o meno barzellette solo sporche o anche pulite. Ma la risposta l'hai avuta, hai visto? Certo. Bene, a questo punto direi di passare alla domanda seria. Cosa stai facendo per Novara? Vabbè, questa è super seria. Allora, noi stiamo cercando, perché non è che sto facendo io, cioè c'è una squadra intorno che lavora su un progetto che ci siamo dati da 2 anni e mezzo a questa parte. Io penso che la cosa più importante che abbiamo iniziato a fare per Novara è quella di creare le condizioni perché più gente possibile possa trovare lavoro. Da qui discende tutto, poi, perché se più persone hanno lavoro, più persone, più famiglie stanno meglio, più l'economia gira bene, più, diciamo così, i commercianti a loro volta sono contenti perché ci sono più persone con i soldi in tasca che vanno in giro. Certo. Più il comune beneficia perché c'è più IRPEF da incassare, IRPEF da incassare, e c'è magari più IMU perché ci sono magari più insediamenti produttivi. Quindi noi siamo partiti da lì. E per fare questo non è che ovviamente lo puoi fare da un giorno all'altro, certo, ma ci sono, diciamo così, dei percorsi amministrativi che sono più che altro urbanistici, oltre al convincimento, facendo marketing territoriale, di alcuni investitori a venire qua a mettere i soldi per insediare aziende che possono portare posti di lavoro. Ecco, quello che abbiamo fatto in questi primi 2 anni e mezzo di mandato è stato questo, e finalmente siamo riusciti, tra l'altro, perché con le varianti che abbiamo provato a fine 2018 e inizio 2019, durante il 2019 si insedieranno aziende che creeranno, che offriranno, ma non soltanto ai cittadini novaresi, voglio dire, che poi un'azienda
assume chi vuole lei, però è ovvio che se viene qui a Novara assumerà più novaresi rispetto a persone che abitano da altre parti, no? Ecco, quindi su questo siamo a buon punto, quindi ci sarà la ad Agognate, speriamo entro settembre-ottobre l'apertura di un insediamento di logistica e-commerce che potrebbe portare dalle 500 alle 600 assunzioni. La stessa cosa a Sant'Agabio, dove stanno già costruendo un capannone che porterà all'assunzione di altre 100-150 persone. Stanno terminando una residenza per anziani nel borgo di Agognate che porterà all'assunzione di altre 60 persone. Ci sarà un insediamento logistico tra Trecate e Novara, questo ancora non si sa, però che porterà a un numero considerevole anche lì di assunzioni, ma ogni cosa a suo tempo, lo diremo poi. Variante Molino Tacchini, anche lì alcune assunzioni. Variante De Agostini, anche lì si prevede di poter avere nell'arco di un paio d'anni un insediamento con un centro, diciamo così, dell'innovazione, con tante aziende legate all'educational oltre ai servizi accessori, quindi questo significa bar, ristorante, guardiania, con tutto l'indotto, perché poi quando aprono anche queste attività poi servono anche, che ne so, le cooperative che fanno le pulizie, che fanno la guardiania, che svolgono attività accessorie, collaterali, quindi è un circolo virtuoso che vai a innestare, creare sviluppo e indotto, chiaramente, e attrarre l'indotto, investimenti. È la macchina. Io non conosco un sistema migliore di quello di attrarre investimenti su un territorio per far crescere e creare ricchezza su quel territorio stesso. Non c'è altra soluzione. Dove ne beneficiano tutti. Bene, Marcella, sei riuscita a metterlo a suo agio, perché certo, quando parla di ste cose, guarda, era lì tranquillo. Prima era lì che annaspava con i palmi delle mani che battevano sul tavolo su quelle domande. Barzellette, invece qui è bello rilassato, certo, parla delle sue cose. Adesso siamo in chiusura, chiaramente. Una domanda che dovrai fare tu a noi. Prima a me o cioè prima anche a me la o stessa lei, domanda a entrambi. O a entrambi, insomma, ad entrambi devi fare una domanda. Avete intenzione di sposarvi? un attimo, sento meglio la regia, perché prova microfono. Mi arriva male l'audio. È una domanda per lei questa? Era una domanda per te. Per me? Sì. Niente, c'è un ronzio, no? Non si capisce. Vabbè, comunque risposta affermativa, dai. Risposta affermativa. Bene, è stata una bella puntata. E tu non hai risposto, però. Cioè, aspetto la proposta. Vabbè, se decidete io mi candido a sposarmi. Va bene. Ok, perfetto. Bene, allora siamo in chiusura. Lascerei ancora la parola al sindaco Alessandro Canelli per fare i suoi saluti, magari salutare chi vuole lui. Io saluto tutti. Non ho qualcuno di preciso a salutare. Comunque, grazie per avermi invitato. Mi è piaciuta molto. Le domande veramente eccezionali. Da Marzullo alcune della psicanalisi. E comunque mi è piaciuto molto il taglio che state dando a questa trasmissione, e grazie per avermi invitato. Bene, allora grazie al sindaco Alessandro Canelli, grazie a Radio Onda Novara, Marcella, Alessio, e come da tradizione il sindaco lancerà la sigla. Sigla.